Boker Tov, Boker Ora a tutte carissime, oggi è un giorno molto speciale, come sapete, abbiamo messo anche nel gruppo ieri, oggi è l'Yorzeit, la Hilula, la ricorrenza del Rebbe Rajatz, che era il sesto Rebbe di Lubavitch, nonché suocero del nostro Rebbe, e in questa data importantissima era mancata anche la nonna del Rebbe Rajatz, che era Marat Rivka, e per la quale accendo adesso in live un nome, Leilui Nishmat Rabbanit Rivka, Kinishmatat Zurab Yitzrachim Yizichra Baruch, Zchutta Yagen Aleinu, Zchutta Yagen Aleinu, e in questo importantissimo giorno abbiamo un'altra importante Gilulà e ricorrenza del padre delle mie carissime amiche, Margherita e Virginia, il papà Yosef Ben David Salinas, e che gli accendo adesso in live un nome, ecco, Leilui Nishmat Yosef Ben David Salinas, Tieni Shmatto Tzurura Bitzror HaChaim, Yehi Zichro Baruch, possa avere tantissimo nachat dalle sue figlie, che illumini la vostra vita con la luce della Torah, delle mitzvot, con Briut e Tanah, con Zivuk Tov per Margherita, con ogni bene, Battova Nireve Anigla per voi e per tutti i vostri cari. Amen. Grazie. Amen. Mancherebbe. Allora, partiamo subito come di consueto con la Yom Yom, che oggi appunto molto, oggi appunto 10 Shvat, 5782, per ricordare ogni tanto la data ebraica, l'anno ebraico anche, non solo 12 gennaio. Oggi una mia cara amica sposa il figlio, dunque Mazal Tov alla mia amica d'infanzia, Miriam Cheskia Gorman, che oggi a New York sposa il figlio, ha sposato una figlia, adesso sposa il figlio, Baruch Hashem, e Shiur Raksmachot, e ieri abbiamo avuto del gruppo tre Mazal Tov di compleanni, che possiamo sempre e solo condividere solo buone nuove, amen, che ne razzò. Allora, Ayom Yom, allora, il Rebbe, a nome del Rebbe Rajatz, cosa ci racconta? Che quando sua nonna, che appunto Rebbe Zion Rivka, per la quale ho appena acceso il nome, aveva 18 anni, siamo nel 1851, 5611 in data ebraica, si ammalò, dunque giovanissima, il medico le prescrisse di mangiare appena sveglia. Lei però non volle mangiare prima di aver fatto le tefillot del mattino, da grande tzaddik, giustamente che era. Così quando si alzava, prima pregava e poi faceva colazione, che d'altronde dai sefarade anche così, non tanto dagli Ashkenaz, ma dai sefarade. Quando suo suocero, appunto lo Tzemach Tzedek, terzo Rebbe di Lubavitch, oggi abbiamo la ricorrenza del sesto, ma parliamo del terzo Rebbe, lo venne a sapere, esclamò: un ebreo deve essere sano e forte, e la Torah dice, a proposito delle mitzvot, vechai bahem, e vivrai con loro. In che senso? Cioè, cosa significa? Che bisogna portare il chai, la chayut, la vitalità nelle mitzvot e farle con gioia e forza, anche fisica. Dunque, poi ha concluso, non bisogna dunque restare senza mangiare, perché per essere gioiosi, non puoi essere gioioso quando stai male. Logicamente, dunque deve essere in forza, ma per essere in forza deve anche alimentare il corpo, così Hashem ci ha creato. Dunque, meglio per mangiare, appunto, diceva, pensando alla tfilà che si andrà a fare, piuttosto che fare la tfilà pensando a mangiare. Dunque, punto molto importante. Poi la benedisse con una lunga vita. Rabbanit Rebbe Zion Rivka è nata nel 1833, è venuta a mancare il 10 Shvat, oggi, del 1914. Mio padre ha letto questo insegnamento, dice il Rebbe Rajatz, dello Tzemach Tzedek, e a qualcuno in Yechidut aveva raccontato questo aneddoto, aggiungendo: e tutto va sempre fatto con gioia. Dunque, precisando, dunque, bellissimo la Yom Yom di oggi. Come dicevo, oggi anche è la ricorrenza del Rebbe Rajatz, Rebbe Rajatz, che
il sesto Rebbe di Lubavitch, suocero del nostro Rebbe, e Rayatz sono iniziati Rabbi Yosef Yitzhak, ok? E nasce nel 1880 nella cittadina di Lubavitch. Per chi non sapesse, il nome Lubavitch è proprio il nome di una cittadina in Russia. È venuto a mancare il 10 di Shvat del 1950 a New York. Suo padre era Roshab, Rabbi Shalom Dovber, di Lubavitch sempre, suo padre quinto Rabbi di Lubavitch, e dopo dunque la dipartita del padre ha preso le redini della guida della Hasidut. In condizioni molto molto dure, visto che era un periodo storico parlando dove erano perseguitati dal governo comunista nell'allora Unione Sovietica, l'allora Russia. E aveva Rebbe Rayatz sempre fondato degli studi, dei Bate Midrash, Yeshivot, scuole contro, ci sembra oggi assurdo, Baruch Hashem, che oggi non abbiamo queste difficoltà. Ciao René, ecco, carissimo. Però allora sì, tutto doveva essere fatto con la massima segretezza, troppo. Tanti hanno non solo rischiato la vita, ma hanno addirittura perso la vita pur di mantenere salda e viva la vita ebraica, la Torah, le mitzvot, e immergendosi nei mikve gelati. Noi ci lamentiamo che abbiamo il sotto zero, ma lì si immergevano nell'acqua gelata e rischiavano la vita ogni volta che c'erano, a proposito di aggregamenti, per studiare Torah e per attuare mitzvot come Brit Milah, matrimoni ebraici, eccetera. Lui stesso è stato imprigionato nel 1926 e addirittura con Gzar Din Mavit, dunque di morte, è stato decretato appunto un decreto di morte, e però con veramente grandiosi miracoli di Akadosh Baruch Hu, questo decreto è stato tramutato in, alla fine ovviamente era complesso, con la liberazione dunque totale, dunque l'annullamento totale. Oggi abbiamo un ospite d'onore, d'onore, Francesca, ci sei mancata! Allora, Francesca è venuta a onorare oggi i ragazzi di cui stiamo parlando. E ecco, Francesca, ti stanno salutando. Grazie a tutti, grazie, ricambio. Ecco, anche Rita, anche Rachel. E dunque, Rabbi Rayatz, e oggi abbiamo anche, appunto, come avrei letto, la ricorrenza del papà di Margherita e Virginia. E della Rabbanit Rivka. Noi abbiamo una Rivka tra noi che è. La Rivka tra noi è uno dei pilastri della lezione di Chittat, e diciamolo con René, Rachel e Francesca, i pilastri della lezione Shetiu Briot Veshlemot Hashem, ecco, vi renda in tante brachot, atzlachot e briut e tana. Amen. Amen ve amen. La data della liberazione del Rebbe Rayatz, sono le famose date 12 e 13 di Tammuz, che ogni anno vengono festeggiate in pompa magna da tutti i Hasidim e non solo. E, dopo qualche mese che è stato dunque liberato dalla prigione, ha dovuto lasciare la Russia e da lì a Litta, poi in Polonia, e poi si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, dove perde la figlia e il genero nella Shoah, e purtroppo lui, con anche di grandi miracoli, è riuscito a salvarsi, è arrivato dunque a New York, lì ha fondato
quello che noi oggi conosciamo come il 770, come questa enorme yeshiva con decine di emissari in tutta l'America e in tutto il mondo. Poi, come sappiamo, Rebbe Lubavitch ha continuato questa missione veramente grandiosa e ha fatto rivivere l'ebraismo nel mondo e in America soprattutto, dove c'era un'assimilazione molto alta e dove tanti avevano purtroppo abbandonato un po' la Torah e le mitzvot. E viene a mancare all'età di 70 anni, aveva una salute molto precaria e è sepolto nel cimitero ebraico di Queens fino a oggi, e accanto al quale c'è il genero che sappiamo, il Rebbe nostro di Lubavitch, che è il nostro settimo Rebbe. Dunque vediamo che abbiamo un grandioso, ha veramente, come ve l'ho anche mandato ieri per chi non avesse avuto il tempo di leggerlo anche in italiano, adesso questo era la parte che vi ho mandato in ebraico, ve l'ho tradotta così come si dice alla regola hat. E dunque, come abbiamo detto, una delle più notevoli personalità ebraiche, e assunse la leadership della comunità ebraica russa nel 1920, come ho detto, dopo la dipartita del padre, e la sua lotta nel preservare l'ebraismo fu caratterizzata da opzioni senza aria, le necessità, attenzione, materiali e spirituali, dunque non solo spirituali, ma anche materiali, dei fratelli ebrei, da una fede e da una fede incrollabile. Come abbiamo detto, fu imprigionato diverse volte, e secondo qui anche 12, però la volta, diciamo, quella decisiva era stata l'ultima, in seguito alla quale poi appunto la Russia. Le accuse per l'assurdo erano accuse pesanti, e ne uscì appunto, come abbiamo detto, indenne miracolosamente, per poi lasciare la Russia alla volta degli Stati Uniti. Ecco, vi ho dato una panoramica, diciamo, della sua biografia. E l'anno, esattamente un anno dopo il 10 di Shvat, della dipartita del Rebbe Rajatz, il Rebbe, dopo un anno di pesanti, diciamo, richieste, accetta finalmente la leadership, e oggi dunque festeggiamo anche i 72 anni della leadership del Rebbe di Lubavitch, che tutto il popolo ebraico, Chabad e non, deve molto a questo pilastro, grazie al quale, come sappiamo, che grazie ai tzadikim il mondo esiste, e soprattutto tzadikim del calibro del Rebbe, che sono, a proposito di Tania, come studiamo, quando si parla di tzadik, ecco, questo termine lo si può, diciamo, applicare a Rebbe senza ombra di dubbio. Detto ciò, passiamo a Chumash. Allora, chi ha il Chumash di Moise Levi? Siamo a pagina Chumash Mot, capitolo 14, Pasuk 26. Chi invece ha, come Sandrine, questo di Rabbe Chor, tradotto da mia sorella, tutta fiera. Allora, siamo invece a pagina, come detto, capitolo 14, Pasuk 26. Allora, vi dico subito la pagina, 236 per Sondrin e per chi ha questo Chumash, ok? E sono io i miei 100.000 libri intorno, ok. 281. Allora, 281, vai Rivka, fantastica. Allora, nostro metodo, per chi non sapesse ancora, io leggo il primo e l'ultimo Pasuk, in mezzo faccio leggere in italiano, e chi può anche in ebraico, ecco, sarebbe l'ideale, e con a voce parte dei rashi, parte, perché sennò avremo bisogno di due ore solo per passare. Soprattutto scusa, oggi. Sara, scusa, sì. Sara, mi ripeti la pagina per chi ha quello di Moshe Levi? 281. Ah, grazie, perfetto, grazie. 281, questo
della nuova versione, questa Bordeaux. Sì, questa io ce l'ho uguale, uguale a quella. Perfetto, allora perfetto. 281. Okay. 26, quarta chiamata, Yom Revi. Oggi abbiamo una chiamata importantissima, vedremo insieme. Non vi spaventate dei rush, perché è lunghissima, infatti impossibile fare oggi tutti i rush, ma vi ho scelto, diciamo, come faccio di consueto, oggi in particolare, perché oggi veramente abbiamo tanti rush e abbiamo la lettura importantissima. Allora, ascendisse a Moshe, perché abbiamo il famoso Azeshir che leggiamo 365 giorni all'anno, tutti i shachrit dell'anno, in tutti i shachrit, sia di Chol che di Chagim, e dunque è molto importante. Hashem disse a Moshe, ecco, noi anche quando vediamo Signore Eterno usiamo il nome Hashem anche per le new entry. Hashem disse a Moshe, stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno al loro stato precedente abbattendosi sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Come sapete, Chitat, teoricamente bisognerebbe leggere tutti i psukim con tutti i rashi in ebraico, capendo quello che si sta leggendo, però ancora una volta, solo proprio per questione di tempo, non è fattibile. Allora, il primo passo però, e quelli dei primi prakim, anche se li leggiamo insieme. Dunque, tutto insieme, Vayomer Adonai Moshe, Nete et yadecha al hayam, ve yashuvu amayim al Mitzrayim, al rikhbo ve al parashav. E la lettura di Margherita e Virginia, se lei non ishmat loro papà, e Yosef Ben David, che ne scimatto sulla vittoria Chaim. Allora, vediamo il primo Rashi, che è una riga, pagina 281, seconda colonna sinistra, 26, vi yashuvu amaim shiskufim veundim tachuma, yashuvu limkumam vichasu al Mitzrayim. Dunque, cosa appunto vediamo? Le acque che erano appunto dritte come un muro che fra i miracoli appunto della traversata del Mar Rosso, torneranno alla loro condizione naturale e copriranno gli egiziani. Adesso andiamo nell'ordine Rachel, poi René, questo nostro ordine, poi oggi voglio sentire Margherita e Virginia, voglio sentire Francesca, possibilmente anche Sombri. Francesca, se può leggere, Rivka ci fa sapere. Ok, allora ripartiamo da Rachel. Vai Rachel, 26, da 27 a 30, a 31, dai, da 27 a 31, poi sentiamo René. Mosè stese la sua mano sul mare e sul far del mattino l'acqua riprese la sua condizione iniziale, mentre gli egiziani, confusi, le fuggivano incontro. Prima che morissero, Hashem fece turbinare gli egiziani dentro il mare. Poi le acque in ogni parte del mondo tornarono al loro livello e quelle del mare dei giunchi coprirono i carri e la cavalleria dell'intero esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro di loro. Di essi non ne rimase vivo neppure uno. I figli di Israele intanto procedevano all'asciutto dentro il mare e le acque formavano per loro un muro alla loro destra e alla loro sinistra. In quel giorno Hashem salvò Israele dalla mano dell'Egitto. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande forza e potenza della mano che Hashem aveva adoperato contro gli egiziani. Il popolo che ebbe timore di Hashem e tutti confidarono in Hashem, in Mosè, suo servitore. E in Mosè, suo servitore. Adesso, Margherita e Virginia, potete leggerci in ebraico il psukim? Sì. Perché sì. È appunto la forza della Kusha. Ok, noi vi seguiamo. E vado dopo. Anche noi quindi... con voi a bassa voce. Da 27 a 31, fai due Virginia e due o tre Virginia, dividetevi. Asi, Ashir, Moshe, Une Israel. No, aspetta, ecco. Vayet, no, non abbiamo ancora letto da 27 a 31 in ebraico. Ah, in ebraico, scusa, sì, no. No, da 27, 27. Vayet,
Vayet Moshe et Yado Alayam, Vayashav Ayam Lifnot. Vayashov. Attenzione, vedete che il Kamatz, quando c'è un Kamatz. Vayashov. Allora, riprendete un attimo. Vayet Moshe et Yado Alayam, Vayashov Ayam Lifnot Boker Leitano. Leitano. Sì. Umitzraim Nassim Likrato. Vayena er Adonai et Mitzrayim betoch ayam. Vayashuvu amaim, vayechasu et arechev, veet aparashim lechol keil, paro, abaim akareem, bayam lo nishar baem, ad echad. Uvnei Israel alchu vayabasha betoch ayam, ve amaim laem choma, Miminam umismolam. Vayosha Adonai Bayomau et Israel miat Mitzrayim. Vayare Israel et Mitzrayim met al Sefatayam. Vayare Israel et Vayar Israel et Ayad Agedola Asher Asa Adonai be Mitzrayim. Ba'iru ha'am et Adonai ba'yaminu ba'Adonai uve Moshe abdo. Fantastiche, oh che goduria, fantastiche. Allora, e Hashem sommerse, vi dico Rashi 27, come una persona che scuote una pentola, ci spiega Rashi, facendo andare il contenuto ora in basso, ora in alto, così gli egiziani saltavano e cadevano precipitando nel mare, ma Hashem dava loro forza per sopportare la punizione, perché è quello, come abbiamo visto ieri, che meritavano, dunque mi dà che negatività. E tutto il popolo vede che gli egiziani erano morti, perché Hashem aveva fatto di proposito che il mare avesse gettati sulla spiaggia, di modo che i bni Israel non potessero dire, ah, come noi saliamo sulla riva da una parte, così loro faranno dall'altra parte, lontano da noi, e non li vediamo. Quindi ci inseguiranno. Allora Hashem ha fatto sì che siano tutti gettati sulla spiaggia davanti a bni Israel, che potessero vedere coi loro occhi, che stavolta, non quando, come quando sono usciti dall'Egitto, che poi alla fine li hanno rincorsi, no, stavolta è finita veramente, ecco. E qui arriviamo al Asia Shirmushe. Ok, allora qui abbiamo la Shira, e adesso della Shira, un attimo, sto pensando, perché i Rashi che sono importanti, ecco, però, ok, no, vai Sara, ci facciamo da pensando ad alta voce. Sto pensando ad alta voce, ok, va bene. No, perché vorrei, siccome oggi veramente, come dicevo, abbiamo tantissimi Rashi, ci accontenteremo dei Rashi inclusi, come fa appunto, per questo ho scelto anche il Chumash di Boisei Levi, che come vedete tra le parentesi abbiamo i Rashi inclusi. Per oggi dobbiamo fare così, perché veramente molto, cioè se no sarebbe troppo complesso. Allora, adesso tutte insieme, allora prima, no, un attimo, prima leggiamo, scusate, oggi sono un po' così. Allora, oggi, allora, siamo a René, giusto? Sì. René ci legge i primi 5 psukim, poi sento Francesca e Sondrin, e poi cantiamo tutte insieme la Shira, ok? Da 1 a 5. Okay. Allora, vedendo i miracoli, Mosè fu ispirato a cantare insieme ai figli di Israele questo inno all'Eterno, e dissero così: canterò all'Eterno perché egli è sommo per quello che ha fatto e sommo per quello che ancora può fare. Ha scagliato assieme verso l'alto e poi nel mare il cavallo e il suo cavaliere. La forza e l'atto di abbattere i malvagi di Dio sono stati motivi della mia salvezza. Questo che vedo è il mio Signore e voglio celebrare. Lui è il Signore di mio Padre e come Lui lo voglio esaltare. L'Eterno governa la guerra, ma anche mentre combatte il suo nome Eterno è quello che sostiene il mondo. Egli ha gettato nel profondo del mare i carri del faraone e il suo esercito.
I suoi migliori ufficiali furono affondati nel fango del mare dei giunchi. Così fantastica. Così, ma sì, vabbè, continuo. Così che gli abissi... Ricoprissero. Così che gli abissi li ricoprissero. Tra di essi? Tra di essi quelli mediocri sono precipitati rapidamente nelle profondità come una pietra. Grazie mille, René. Passiamo a Francesca. Da 6 a 12 incluso. La tua destra, Hashem, è dotata di forza e salva Israel. Quando Israel segue il tuo volere, anche la tua mano sinistra diventa come la tua destra, o Hashem, e riduce in frantumi il nemico. Nella manifestazione della tua grande maestà, distruggi i peggiori persecutori di Israel, che sono i tuoi avversari. Quando poi scagli la tua ira, essa li consuma dopo averla agitati su e giù come fossero paglia. Con il fiato irritato delle tue narici, le acque si ammassarono, i flutti si ersero come un muro, nel fondo del mare gli abissi si solidificarono. Il faraone nemico aveva detto al suo popolo: li inseguirò, li sconfiggerò e spartirò il bottino con l'esercito. Il mio animo sarà soddisfatto di loro e io sguainerò la mia spada, la mia mano li ridurrà in miseria. Tu hai alitato con il tuo soffio e il mare li ha ricoperti. I migliori tra loro sono affondati nelle acque tempestose immediatamente come il piombo. Ciao. Ora due psukim, vai. Ah, chi è pari a te tra i potenti, o Hashem? Chi è come te, magnifico in santità, che sei talmente maestoso da non poterne recitare adeguatamente le lodi e operatore di meraviglie pari a te? Hai scosso la tua destra e la terra li ha inghiottiti. Tu hai condotto con la tua misericordia. Ok, tu hai condotto. Tu hai condotto con la tua misericordia il popolo che hai liberato. L'hai guidato con la tua potenza sino alla tua sacra residenza. Bello. Fantastica. Gli Asashir che leggiamo tutti i giorni. Francesca, se ci sei. Allora, volevo sentire Sondrin, ma siccome adesso non abbiamo tempo di fare i rasci, allora li facciamo inclusi, volevo chi ce l'ha incluso. Allora, a questo punto, dunque, voglio l'ultima parte, cioè fino a Passuk 19, con i rasci incluso. Allora, hai scosso la tua destra, come ci ha letto appunto Francesca, e la terra li ha inghiottiti, hai condotto con la tua misericordia il popolo che hai liberato. Lo hai guidato con la tua potenza sino alla tua sacra residenza. E concludo la parte di Asiashir. Le nazioni hanno sentito e ora tremano. Il terrore ha colto gli abitanti della Filistea. Allora, i capi di Edom furono presi dal panico. Un tremore immobilizzò i potenti di Moab. Tutti gli abitanti di Canaan si dissolsero. Possa il terrore piombare su quelli di loro che sono distanti e la paura su quelli vicini. Nel vedere la grandezza del tuo braccio, o Hashem, si ammutoliranno, come una pietra fino a quando il tuo popolo non avrà attraversato il corso dell'Arnon, fino a quando il popolo che tu hai prescelto non avrà attraversato il Giordano. Non io, ma tu li condurrai e li pianterai nel monte della tua eredità, il luogo che sulla terra corrisponde alla tua residenza celeste che tu, Hashem, hai fatto. Nel santuario, o mio Hashem, che le tue mani hanno reso stabile, Hashem regnerà per sempre in eterno. Tutto ciò avvenne quando la cavalleria del faraone, il suo carro e i suoi cavalieri furono entrati nel mare. Hashem fece ritornare le acque su di loro, mentre i figli di Israele camminarono all'asciutto, pur trovandosi dentro il mare. E tutte insieme. Torniamo a Perek Tedvav, capitolo 15, passo 1, Asia Shirmush.
pronti, partenza, via, in coro. Un secondo, vi fermo un secondo. C'è un problema nella registrazione che quando, adesso mi sono ricordata, quando cantiamo insieme, chi ha la voce un po' più alta, allora si vede la sua immagine, però nella registrazione non viene molto bene. Ok, allora, siccome oggi è la ricorrenza del papà di Margherita e Virginia, allora noi cantiamo ma ci mettiamo in muto, okay? Ok? Dunque, tutte ci mettiamo in muto e seguiamo Margherita. Allora, Margherita e Virginia, attivate sì, il... Sì, 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 e noi invece, René, Rivka, René e io ci togliamo il muto e sì, cantiamo, ma senza sentirci, perché sennò dopo non viene... Cominciamo dall'inizio? Dall'inizio. Asia Shirmoshe, Uvene Israel. Et Ashirazor, Ladonai, Bayomeru, Lemor, Ashira, Ladonai, Kigaoga, Sus, Verochebor, Ama, Bayam, Ozi, Vezrimatia, Bayeli, Lishua, Zeli, Vean, Beo, Eloia, Viva, Romenenu, Adonai, Shishukaba, Adonai, Shemo, Markevot, Baro, Befelo, Yara, Bayam, ובלחר שלישת ובאו בים סוף, תאומות וחסיום, ירדו בניצולות כמואב. ימין אמינך, אדוני, נדרי בכוח, כמינך, אדוני, תרעץ אויב, וברוב גאונך, תרום כמך, תשלם קרונך, יוכלה מוקקש. וברוח אפיך נעלינו כמים, ניצבו כמו נר, נוזלים כפיהו תאומות בלב ים. אמר אויב ארדוף אשיג, אחלק שלל, תבלעם או נפשי, אריק חרבי, תורי שם או ידי, נשבת ברוחך. Chissà moiam, zelelu ka oferet bemai matirim, mika mocha baelim adonai, mika mocha darba kodesh, nora teilot o sefele, natita yeminecha, tivlaemo arez, nachita berazurekosbekazdecha, anzuga alta, nane alta beosecha, el navem kodsheha, שמעו עמים ירגזון, חיל אחזי, יושבי פלשת, אז נבללו, אלופי אדום, אלי מואב, יוכסי מורעד, נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם אימת ופחד, בגדול זרועך, ידמו כאבן, Adi avora mekadonai, adi avora mzukanita, te viemo vetitaemo, de arna kalateka, ma kole shishekata alta donai, nikdasha donai, konenu yadeka, adonai blok leolam baed. Chi va sus, no, va, continuiamo. כי בסוס פרעה ברכבו ופרשיו בים, וישב אדוני אליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. E qui arriviamo a Miriam, che adesso questi due psuchi poi li leggiamo anche insieme. Allora Miriam, che fu profetessa, quando era ancora solo sorella di Aaron, ancora prima appunto che nascesse Mosè, prese in mano il tamburello e tutte le donne la seguirono con tamburelli e con danze.
Miriam le sollecitò cantando e invitandole a rispondere: cantate ad Hashem, perché Hashem è sommo ed eccelso. Ha gettato il mare, il cavallo e il suo cavaliere. E noi oggi, gruppo di donne, tutte insieme, leggiamo il 20 e il 21. Vatikach Miriam Anevia. Vatikach Miriam Anevia. Achot Aharon. Achot Aharon. Et Hatof Beyada. Tof beyada, beyada. Vatezena kol anashim acharea, vatezena kol anashim acharea, betupim uvim cholot, betupim uvim cholot. 21. Vata'an lahem Miriam, vata'an lahem Miriam, shiru l'Adonai, shiru l'Adonai, igaoga, igaoga. Tus verochvo, tus verochvo, rama vayam. Rama vayam. Ok, adesso concludo, poi volevo due o tre psukim sentire anche Son Green. E oggi un po' diverso, di solito spiego molto più i rashi, però come ho detto e ripeto, purtroppo se no non faremo in tempo a fare anche Tania e Teilim, che ci tengo. Allora, faccio il primo passo, poi Son Green, tieniti pronta per 23, 24 e 25. Allora, Mosè fece partire via dal mare dei giunchi con uno sforzo i figli di Israele, che erano intenti a raccogliere il bottino dei gioielli con cui i nemici avevano adornato i loro cavalli, ed essi avanzarono verso il deserto di Shur. Procedettero per tre giorni nel deserto, ma non trovarono acqua. E qui Sondrin giunsero a Marà. Sondrin ha la traduzione... le Fumash Mamash, dunque sarà un attimino diverso, ma sempre lì siamo. Vai. Giunsero a Marà e non poterono bere l'acqua di Marà, poiché era amara, Marim. Perciò la località prese il nome di Marà. Il popolo si lamentò contro Mosè, dicendo: che cosa berremmo? Mosè rivolse un grido ad Hashem, e Hashem gli indicò un albero. Mosè lo gettò in acqua e l'acqua divenne dolce. Là Hashem gli impartì statuti, e leggi, e là lo mise alla prova. Continuo, Sara? Allora, no, allora fermati qua un attimo. Allora, le, ok. Sto pensando, ok, va bene. Allora io riprendo con il Rashi, cioè il 25. Mosè invocò Hashem e Hashem indicò un albero, lo gettò nell'acqua, lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. La Amara, Hashem presentò loro lo statuto, e qui appunto i Rashi, della mucca rossa e di Shabbat. E la legge dell'ordinamento civile, dunque abbiamo tre mitzvot qui a Marà, prima ancora di ricevere la Torah, e li mise alla prova di, cioè in quel luogo, mise alla prova il popolo con le acque di Marà per vedere come avrebbero trattato Mosè. Concludo gli ultimi, dunque l'ultimo passuk 26, e poi leggiamo, e disse al popolo: se vorrai ascoltare e accettare la parola di Hashem, tuo Signore, e farai con precisione quello che è giusto ai suoi occhi, se presenterai la dovuta attenzione ai suoi precetti e osserverai tutti i suoi statuti senza cercarne il senso, attenzione, allora, dice Hashem, non ti infliggerò alcuna delle infermità che ho fatto subire all'Egitto, perché io sono Hashem, colui che ti suggerisce il comportamento che ti fa guarire. Dunque, concludiamo, leggete con me a bassa voce, da 22 a 26. Vayassa Mosè Yisrael miyam suf vayetzu el midbar shu, vayelechu shloshet yamim bamidbar velo matzeu mayim, vayavou marata velo yachlu lishtot mayim mimara, ki marim hem, al ken karashma mara, וילא נועם על משה לאמור, מה נשתה? ויצעק אל אדוני, ויורהו אדוני עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישא.
ויום, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. Vediamo l'ultimo Rashi di oggi, il primo Rashi a destra, prima colonna, pagina 288. Im shamoa tishma, zo kabbalah shekablu alehem, ta'aseh yasiya, ve'azan te oznaim ledakdek bahem, kol chukav, dvarim shenam ela gzeret ha'melech velo shumtam. Dunque quando si riferisce ai chukim, sono quelle leggi che non hanno, che noi non possiamo capire il significato. ויצר הרע מקנטר עליהם, מה איסור באלו, למה נאסרו, כגון נבישת כנעיים ואכילת חזיר ופרה אדומה, ודונקו דלי דיברסי זמפי, קומה לנדוסר אל הנלים נסיים, לסום כנעיים, לקונסומר אל דיווייטו, לקונסומר קרני דימיאלה, למונקה רוסה, וכה יוצא בהם. לא עשים עליך, ואם עשים, הרי הוא כלא הוסמה, כי אני אדוני רופאיך, io sono il Dio tuo, Dio guaritore, Zeu Midrasho, il fibcio tocchi ania donai rofecha, me ne benchat Torah o mitzvot le manti nazemen, che rofeze omer l'Adam, alto char davar ze peni via chali de choli ze, e zeu izun mitzvot, e chen omer rifut yede sarefa. Le sarefa. Allora, dunque, in altre parole, io sono Hashem tuo guaritore, ma come un medico che per farti guarire ti prescrive una determinata cura e determinati medicinali, io Hashem dico a te, popolo di Israele, vuoi essere salvato, vuoi essere in salute, vuoi essere, allora ecco, ti prescrivo Torah e Mitzvot. Questo è, ecco, brevemente. Dunque, oggi abbiamo fatto un assaggio di Chumash al Tzemach Legba, è stato vissuto soprattutto con il canto di Asi Yashir, dalle nostre meravigliose Margherita e Virginia, appunto questo canto che si innalzi fino al cielo e arrivi a vostro padre e a vostra mamma, e che poi come un boomerang positivo ricada su di voi con una valanga di brachot, atzlachot e briut, con la quale abbiamo appunto concluso il Chumash oggi. Adi Hashem Rofecha, che ci sia la refuah Lachem ulkolam Israel. Amen. E oggi siamo il 10 di Shvat, Shana Muberet, oggi partiamo dal capitolo 19 del Tanya, ok? Dunque siamo pagina Chavdalle 47, in fondo, ultime tre righe, Perek Yutet. Ok, se non altro il Tanya, ok, allora abbiamo il... allora, siccome appunto il Tanya, non se non altro volevo dire, visto che il Tanya oggi è anche un perek intero, per quello ho dovuto non soffermarmi su tutti i rasci come ogni giorno. Rachel sta seguendo, va bene, vediamo di farlo velocemente, abbiamo comunque ancora un quarto d'ora buona, e eccoci al capitolo 19 del Tanya. Dunque, oggi il Balatania vuole chiarirci ulteriormente, e dunque, per chiarire ulteriormente quello che abbiamo appunto studiato fino ad ora, che dunque bisogna, è necessario, dice, spiegare il significato del Pasuk, dei Proverbi 20-27, la candela di Hashem è l'anima del mondo. Guardate la Shgacha pratica di oggi, che è l'Inui Nishmat, Rabbi Rehab, Rabbi Yosef Yitzchak, e Yosef ben David, a proposito Yosef, ok? E di cosa parliamo? Di Ner Hashem Nishmat Adam, no? Sapete che abbiamo appunto acceso il lume, che la candela di Hashem è l'anima dell'uomo. E oggi ricordiamo queste anime molto kedushot. Dunque tutto Shgacha Prati, tutto provvidenza divina. Allora, il significato, la candela di Hashem è l'anima dell'uomo. Ok, bello. Cosa vuol dire nel profondo, dice Baratà? Qual è il significato? È che l'anima degli ebrei, che vengono, come è riportato anche nel Talmud Yevamot 61a, che vengono chiamati uomini, è, per fare un paragone, simile alla fiamma di una candela, che per sua natura, come sappiamo, tende sempre a spingersi verso l'alto. No? Vedete, la fiamma sempre, no? Si dirige verso l'alto.
Infatti la fiamma ha l'intrinseca tendenza di staccarsi dal lucignolo per unirsi alla propria sorgente che si trova su, in alto, nell'elemento universale del fuoco, che a sua volta è situato nella sfera sublunare, come ho spiegato, nel profondo, nell'Ezraim, per chi vuole approfondire. Nonostante il fatto che si estinguerebbe se ciò accadesse, cioè se tornasse alla sua origine, e non emetterebbe più nessuna luce qui, materialmente in questo mondo, e non solo, in alto, se tornasse alla fonte, la sua luce risulterebbe annullata. Tuttavia, tende comunque sempre verso l'alto, in conformità appunto alla propria natura. Vediamo almeno queste prime righe nel Tania. Per chiudere. Ul tosefet biur tzarich lever etev, ma shekatuv ner Hashem nishmat adam, pirush Yisrael hakruim adam. Nishmatam hi limshol, che ora ner, shemitna anea, faccio pure il mimo, tamid lemar, betiv o mipne, sheoraesh, chafetz pateva, leiparev matila, unidavek beshosho lemala, ביסוד האש הכללי שתחת כלגל הירח, כמו שכתוב בעץ חיים. ואף שעל ידי זה יחבא ולא יאיר כלום למטה, וגם למעלה בשושו יתבטל אורו במציאות בשושו. אף על פי כן, בכך הוא חפץ בטבעו. E questo era l'esempio. Adesso vediamo, stesso modo, la neshama dell'uomo. Compreso in essa ciò che ha natura di ruach e di nefesh, dunque le varie forme della neshama, dunque nefesh, ruach e neshama, desidera e aspira naturalmente a separarsi e allontanarsi dal corpo e alla sua fonte, che come sappiamo la fonte della neshama, nefesh, insomma, è Hashem stesso, l'alta che da Hashem scaturisce ogni vita, no? E ne è scaturita ogni vita di Akadosh Baruch Hu, e benché come la fiamma in tal modo si annullerebbe, si dissolverebbe, perdendo completamente la propria identità, dunque non rimarrebbe nulla della sua essenza e della sua sostanza originale quando e se l'anima torna all'origine, cioè da Hashem. Tuttavia, questa è la sua volontà e il suo desiderio per natura. כך נשמת אדם, וכן בחינת רוח ונפש, חפצה וחשיכה בטבעה, להיפרד ולצאת מן הכוב ולהתדבק בשורשה ומקורה בשם, חיי החיים ברוך. אגם, שתהיה עין ואפס, ותתבטל שם במציאות לגמרי, ולא יישאר ממנה מאומה ממהותה ועצמותה הראשון. אף על פי כן, זה רצונה וחפצה בטבעה, וטבע זה וטבעה. אוקיי, מה? Teva Zedug, questa natura, tenete segno, sì, è un termine di comodo che si usa in realtà per qualsiasi cosa che non rientri nel dominio della ragione e della comprensione. Teva Zedug, Shem Hamush, Ale, Koldavar, Shenob, Ilhatan, Vada. Anche in questo caso si intende dire che questo desiderio, questa volontà dell'anima, no, di ritornare all'origine, dunque da Shem, non rientrano nel dominio della ragione, come per la fiamma, come per l'anima. Dov'è la logica? Tu aspiri a tornare alla tua ragione, sì, ma se tu fiamma, torni alla tua origine, tu neshama, torni alla tua origine, saresti annullato completamente, non ci sarebbe più alcunché della tua essenza. Dunque, non è logico, tra virgolette. Anche in questo caso si sente che questo desiderio, questa volontà dell'anima non rientrano nel dominio della ragione, della comprensione, dell'intelligenza di ciò che può essere afferrato e conosciuto, ma trascendono la conoscenza e l'intelligenza che afferrano e comprendono. Infatti questa tendenza ha la sua origine nell'attributo di Chochmah che si trova nell'anima e in questo ha dimora la luce di Insof. E Chochmah, se vi ricordate, avevamo appunto studiato Koach ma, la forza del ma, del cosa nel senso di quello che trascende, cioè cosa è
Il cosa rappresenta il ma, è punto di domanda, è quello che non possiamo capire. Dunque, questa forza del volere tornare all'origine, che è contro natura e contro la logica, da dove deriva? Deriva dal koachma. Dunque, vedat, vegam kan, הכוונה שרצון וחפץ זה בנפש אינו בפרט המדעת לסכן מוסר ומובן אלא למעלה מהדעת לסכן המוסר המוסר והמובן והוא והיא בחינת חוכמה שבנפש שבה אורי סוף ברוך adesso è un principio adesso sottolinea un principio generale il Balatania questo per tutto cioè questo che abbiamo appena spiegato è un principio generale per tutto ciò che riguarda la Kedusha la santità. Sono sante solo quelle cose che derivano dalla Chochmah. Chochmah che a sua volta è chiamata Kodesh Einyon, santità suprema. E che questa si annulla nella luce di Ein Sof, che si veste di essa, come abbiamo detto prima, di modo che non è una cosa separata da quella luce, come poi spiegato, per questo si chiama Chochmah. Dunque questa forza che trascende, no? l'intelletto. Dunque tutto è questo concetto, questa Kedusha, è tutto l'opposto della Klippa o della Sitracha, che sono l'opposto della santità, da cui derivano le anime dei popoli, che si affaticano solo per se stessi e chiedono, come lo troviamo in Bereshit 25-30, da e nutrimi. Talmud Masachet Brachot 18. Per poter diventare degli esseri e delle entità indipendenti, dunque non parte di Hashem, e ciò in piena opposizione con la categoria della Chochmah. Per questo sono chiamati morti, questo dei morti in Barachot, scusate, e Genesi era prima era proprio. In quanto la saggezza, la Chochmah, dà vita. Sappiamo che è scritto in Ecclesiaste 7:12 che la Chochmah dà vita. È anche scritto in Iov 4:21 essi muoiono senza saggezza. Cioè, in altre parole, la Chochmah è la vita. Ma la Chochmah che cos'è? È questo Koachmah, questo non capire, questo essere coscienti che tutto quello a cui noi umani arriviamo a percepire, a capire, non è, è un nulla, è un ma. Dunque è l'emblema anche della sottomissione, dell'umiltà, a differenza delle forze opposte al bene, della Kedusha, dove lì il sentirsi io prevale. Ok? Spiegato. Dunque, così sono anche i Reshaim, i malvagi trasgressori della legge di Israele, prima di essere messi alla prova, quanto al santificare il nome di Hashem. Perché abbiamo studiato ieri che anche i più lontani, più atei ebrei, vediamo che nel corso dei millenni della storia hanno addirittura sacrificato la propria vita per Hashem. Dov'è la logica? Dunque, allora, e abbiamo allora parlato di questo. Adesso, oggi, tornando a questo concetto, dunque, prima di arrivare al punto della scelta di vita o di morte, dove il più delle volte anche i più lontani danno la propria vita, prima di allora però, nella categoria dei Reshaim, di quelli che appunto sono lontani da Hashem, sono... dunque, l'attributo dunque della Chochmah, che abbiamo detto che si trova nell'anima divina, con la scintilla divina, derivata da Ein Sof, è in esilio in queste persone, cioè in questi malvagi, in questi rescetti. In esilio dove, nel preciso, se vogliamo posizionare, esilio nell'anima navale che a sua volta deriva dalla Kelipah, che si trova, come sappiamo, nella parte sinistra del cuore e che regna sul corpo e domina il corpo, dunque la forza opposta al bene domina queste ricette.
E qui è il nesso col mistero dell'esilio della Shekhinah, perché c'è, come sapete. Allora, un attimo, riprendiamo il testo. Oggi facciamo, visto che abbiamo incominciato. Dunque, Vezeu klal bechol sifra di kedusha, she'eino ela ma shenimshach mechokhma, shenikra kodesh ha'elyon, shenikra kodesh ha'elyon, habatel bimtziut be'ro'enso baruch hu ha'melubash bo, ve'eino dadvar nifrad bifnei atzmo kedeskalel, ve'lachen nikra kochma, ve'hu hefech mamash mibchinat ha'klipa ve'sitra achra, shemimena nefashot umot ha'olam, de'avdin legarmio, ve'amrin, hav hav, ve'hal'itim, liyot yesh ve'davar bifnei atzmo kedeskalel, hefech bechinat ha'chokhma. ולכן נקראים מתים כי החוכמה תחיה, וכתיב ימותו ולא בחוכמה, וכן הרשעים ופושעי ישראל. קודם שבאו לידי ניסיון לקדש השם, כי בחינת החוכמה שבנפש האלוקית, אם ניצוץ אלוקות מאורנסו ברוך הוא מלובש בה, הם בבחינת גלות בגופם בנפש הבעמית מצד הקליפה שבחלק השמאלי, שבלב המולכת ומושלת בגופם בסוד גלות השכינה כנזכר לעיל. אסונו לפרימה ריגה, della pagina 49 Caffè. Per tale motivo, concludiamo l'ultima parte, questo amore dell'anima divina che abbiamo spiegato più volte, che è innato nell'anima divina, questo amore per Hashem, che induce a desiderare e volere l'unità con Hashem, che Hashem a sua volta è la fonte benedetta di ogni vita, è chiamato amore occulto, nascosto, perché appunto è velato nel caso degli ebrei trasgressori della legge. Nel rozzo tessuto della kelipa, dalla quale proviene uno spirito di follia che penetra in loro e spinge al peccato. Come hanno detto i rabbini, questo è un detto molto conosciuto nel Talmud Masechet Sotah 3a, un uomo non pecca finché uno spirito di follia non sia penetrato in lui. Cioè, per poter peccare, qualsiasi sia... parlando dei malvagi, malvagi, ma se anche noi, nel nostro piccolo, quando commettiamo un errore, un peccato, purché il più piccolo insignificante, se così si può dire, perché non c'è nessun peccato insignificante, ogni peccato è quello che ci distacca dalla scena, se lo commettiamo è solo perché in quel momento è penetrato in uno spirito di follia, che va contro la nostra vera natura, vera volontà, che è quella di unirsi ad Hashem e non staccarsi neanche per un istante, dunque neanche per un peccato. ולכן נקראת אהבה זו בנפש אלוקית שרצונה וחרצה לדבק בהשם, חיי החיים ברוך הוא בשם אהבה מסותרת, כי היא מסותרת ומכוסה בלבוש שק בקליפה ובפושעי ישראל, וממנה נכנס בהם רוח שקול לחטוא, כמאמר הז"ל, אין אדם חוטא וכולי. אלא, דונקווה, tuttavia questo esilio dell'attributo della Chochmah, perché la Chochmah si trova adesso in esilio, ok? Si riferisce soltanto a quel suo aspetto che si diffonde in tutta la Nefesh e le dà la vita, perché Nefesh, sapete, è il primo livello dell'anima. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yachida. Dunque, ma la radice, l'essenza di questa facoltà dell'anima divina rimane nel cervello, non si veste del rozzo e tessuto della kippah, ciò che sarebbe in realtà un vero esilio della parte sinistra del cuore. Nel malvagio però la radice e l'essenza della chokhmah sono, per così dire, dormienti, comunque sotto anestesia, come abbiamo detto altre volte, non esercitano la loro influenza su di lui finché la sua coscienza e la sua mente si occupano di piaceri profani. Un attimo. Ok. Dunque, ולכן נקראת אהבה זו בנפש אלוקית, שרצונה ורצה לדבק בשם בחיי החיים ברוך הוא בשם אהבה מסותרת, כי היא מסותרת ומכוסה בגבוש שק וקליפה בפושעי ישראל, ממנה נכנס בהם רוח שטות, לחטוא כמאמר הז"ל, אין אדם חוטא, אלא שגלות הזה לבחינת חוכמה אינו אלא בחינת המתפשטת ממנו בנפש כולה, להחיותה, אבל שורש בעיקר של בחינת חוכמה שבנפש האלוקית הוא במוחין ואינה מתלבשת בלבוש שק דקליפה שבליל בחלל השמאלי בבחינת גלות ממש. Allora, mi fermo qua, c'è in realtà ancora una parte, però siccome oggi è veramente molto lungo, allora Blinder poi vi darò la sintesi, mi manderò la sintesi, e mi fermo qua perché voglio fare comunque anche Teilim e siamo già al limite dell'ora. Dunque,
non per altro. Dunque, ci fermiamo qui al punto, ok? Poi Blineder ti manderò la seconda parte. Prendiamo il Teilim. Quindi oggi per i Teilim ne abbiamo 10 di Tevet e si va dal Perek 55 al 59. Ok, allora, ragazze Virginia e Margherita, tenetevi pronte. Leggo il 55. Allora, facciamo così. Io leggo il primo e l'ultimo e voi leggete quelli di mezzo, ok? Okay. Così andiamo veloce. Sara, perché... scusami, posso leggere il mio che è il 59? È il mio. Certo, e io il, 50, il mio è il 55, però posso leggere quello ah, allora no, e allora lo leggi tu, vai. Ok, allora il 55. L'amnatian bignot maschile Davida, zina lui tefilati, de al titalam mitchinati. Akshivali vanini arid besihi veima. Mikol oyeb mipnei akatrashaki yamito alai aben ubaf istemuni. Libi yachil bekirbi ve mot mavet naflu alai. Ir'a bara ad yabob di batekassini palazzuta. Baomar mi iten li eber kayona aufabishkona. Ine archik nedod alimba mitbar stela. Akisham iflat li meruach soa misar. Bala donai palag le shanam ki raiti hamas verib bair. Yoma belaila yusubebu al chomotea veaben veamal bekirba. Awot bekirba belo emish merkoba tohu mirma. Che lo oyadi harfeni ve salome sanchia light deal ve satermi meno beta nosh kerkia lu feme yudai asher yakdab nantik sod ve vet lo imene kleg beragesh yashima ve talemo irdushe ol chaim ki raot binguram be kirbam aniel le makrado na yoshini era baba kravatsra ma si khave ve me va ishma koli padav shalom nafshi mi krav li ki verabi ma yu imadi shma el be yanem ve yashab kedem sela Sela asher en alifot lamo belo iru Elohim shlach yadav bishlamav chilel berito chalku machmaot pi bukrav libor akud avaram el mishemer emav fetichot ashlech al adonai abecha beu echal kelek alo iten lo lamo mot la tzadik beata Elohim turidem liber shakat anshe damim obremalo afetsu yemeem vanyer tachbach. E Margherita, tu leggi il tuo Perek ogni giorno per caso? Sì, lo leggo. Leggo questo. No, guardate l'Ashgaha Pratit, è impressionante. Guardate tutto il Chittà di oggi come legato a voi e a vostro papà. Sì. Pazzesco. È vero. Cioè, da brividi proprio. Sì. Allora, vado io per il 56, sì. 57. No, tu cosa... 59 io. 59. Allora, io faccio questi tre e tu il 59. Okay. Ecco, fantastico. Che emozione, ragazzi. L'amnatzech al-yonat elem rechokim le David michtam ve'echoz oto plishtim begat. Chonenu Elohim ki she'afani enosh kol hayom lochem milchatze. She'afu shorerai kol hayom ki rabbim lochamim li marom. Yom ira ani elecha evtach. Be'Elohim ahalel devaro be'Elohim batachti lo ira ma yaseh vasar li. Kol hayom dvarai yatzivu alai. כל מחשבותם לרע. יגורו, יצפורו, הם עקבה ישמורו כאשר כיוו נפשי על אבן פלט למו באף עמים הורד אלוהים. נודי ספרת, תשימה דמעתי בנודיך, לא בספרתך, אז ישובו אויבה יחור ביום יקרא, זה ידעתי כי אלוהים לי. באלוהים אהלל דוני, אהלל דבר. באלוהים בטחתי לו ירע מה יעשה אדמי, עליי אלוהים נדריך, אשלם תודות לך, כי הצלת נפשי מוות, עלו רגלי מדחי, רגלי מדחי, להתהלך לפני אלוהים באור החיים. 57 נ"ז, המנצח אל תשחט לדוד, מכתם בבורחו מפני שאול במערה. חונן אלוהים חונני, כי בך חסיה נפשי, ובצל כנפיך אחסה עד יעבור עבורו. אקרא לאלוהים עליון לאל גומר עליי. ישלח משמיים ויושיעני, חרף שואפי סלע, ישלח אלוהים חסדו ואמיתו. נפשי בתוך לבאים, אש קבה לוהטים בני אדם, שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה. רומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. רשת הכינו לפעמי, כפף נפשי, קרו לפני שיחה, נפלו בתוכה סלע. נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי, אשירה ואזמרה, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור העיר השחר.
עודך העמים, אדוני, הזמנך בלאומים, כי גדול עד שמיים חסדך ועד שחקים עמיתך. רומה על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. אביי, מרגרי. לא, וירג'יניה. Sono 59. Ah, sì, Sara. Sì, scusate. Niente. Sono stressata stamane e mi sono persa. Giusto, giusto, brava. La mnatzeach al tashchet le David Michta. Ha'umnam elem tzedek tedaberu mesharim tishpetu bnei adam. Af belev olot tifalun ba'aretz chamas yedechem tefalisu. Zoru reshaim merachim ta'u mibeten dovrei chazal. חמת למות קדמות, חמת נחש מופתם, חרש יעתם אוזנו. אשר לא ישמע לכל מנחשים חובר חברים. אלוהים הרס שינם ובפים ומלטאות כפירים נטוץ אדוני. אמה עשו כמו מים, התהלכו למו, ידרוך יצר כמו עיתולה. מושבלול תמס יהלוך נפל אשת בל חזו שמש. בטרם יבינו סירותיכם, עתד כמו חי, כמו חרון ישערנו, ישמח צדיק יחזן הקם בימיו, ירחץ בדם הרשע ויאמר אדם, אך פרי לצדיק, אך יש אלוהים שופטים בארץ. אבל אולטימו פרק די אוג'י, לזכות וירג'יניה לחיים ארוכים ובריאים מתוך שמחה. תודה. למנצח אל תשחט לדוד מכתן בשלוט שאול וישמרו את הבית למיתו. הצילני מאויבי אלוהי ממתקוממי תסגבני. הצילני מפולי יוון ומאנשי דמים אושייני. כי הנה ארבו לנפשי יגורו עליי, אז אם לא פשעי ולא קטעתי אדוני. בלי אבון ירוצון ויקוננו ורע לקראתי וראה. ואתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל, הקיצה לפקוד את כל הגויים על תחון כל בוגדי יוון, סלע. ישובו לערב יאמו חק הלב וסובבו עיר. הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי מי שומע. ואתה אדוני תשחק למו תלעג לכל גויים. וזו אליך אשמורה כי אלוהים משגבי. אלוהי חסדי יקדמני, אלוהים יראני ושוררי. אל תארגם פן איש באיש כהוא עמי, עניימו בחלקה ויורידמו מגיננו אדוני. כתבתימו דבר שפתמו וילחדו בגבונם ומעלה ומקקש יספרו. קלה בחמה, קלה בעינמו. וידעו כי אלוהים מושל ביעקב לאפסי ארץ סלע וישובו לעיר ואמוך כלב יסובבו עיר אמה יניעון לאכול אם לא יסבעו וילינו ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי עוזי אליך זמרה כי אלוהים משגבי אלוהי חסדי חזק וברוך אלור אנוי קונקולדיה מוני ג'ורנו תודה col perec del Rebbe e della Rabbanit, che non hanno lasciato eredi, figli, e dunque noi, che siamo tutta a Israele, i suoi eredi, leggiamo ogni giorno il 120 e il 121, che è il Rebbe del, sì, perec, del, certo. Rebbe della Rabbanit. Allora, 120, prima di leggere il perec del Rebbe, diciamo, Schut harabi menech ha-mashiach, yagen alai, ve'al kol ohavai, ve'al kol mi shebeshem Israel yichune, ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות אל אדוני, בצרתה לי קראתי ויעניני. אדוני הצינה נפשי משפת שקר מלשון הרמייה, מה ייתן לך? ומה יוסיף לך לשון רמייה? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי מה עולה כדה, רבת שכנה לנפשי מצוני שלום, אני שלום, וכי אדבר, המה למלחמה. זכות הרבנית הצדקנית, תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל יפונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר למעלות אשא עיניי אל הארץ, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צירך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני שמורך מקור רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צלך ובואיך, מעתה ועד עולם. לעילוי נשמת רבי יוסף יצחק, ולעילוי נשמת
הרבנית רביצין רבקה ולילוי נשמת יוסף בן דוד, תהיה נשמתם צורה לצרכים, יהי זכרם ברוך, זכותם יגן עלינו, ויום נפלא לכולם.